In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su Perché tu devi RTV. lasciare un messaggio che riguarda l'abitare in tutti i suoi aspetti, quindi non solo quelli funzionali, ma gli aspetti intellettuali, ma soprattutto anche una bellezza che È l'Appennino attinge l'Appennino che era spesso dello che spirito. si Si esaurisce sullo stretto di Messina. È una creatura che ha qualcosa di primitivo, di primario, Quindi è anzi, una di combinazione. selvaggio, anche contraddittoria di tendenze, di orientamenti, di tendenze e anche di capacità creativa che appunto si può trovare anche questa complessità in alcuni scrittori come Leonardo Sciascia, per esempio, che esprime proprio questo mistero siciliano, no? Nella sua complessità. Ha fatto un racconto Quindi bellissimo delle tre Italie, al nord la funzione, al centro l'arte, la storia, al sud la geografia, il selvaggio e Palermo, il misto di cultura. Bellissimo questo racconto. processo, che è un Senta, processo in due ecologico parole. straordinariamente importante, per cui praticamente tutte le piante, il 90% delle piante che sono sul pianeta vivono non da sole, ma associate con dei funghi che sono presenti nelle loro radici e esiste una sorta di interazione, di scambio nutrizionale, metabolico tra questi organismi così diversi tra di loro e questi sono la base di tutta una serie di processi importantissimi che vanno da quello dell'equilibrio delle comunità vegetali. Quindi in pratica, per dirglielo in modo molto semplice, quando noi vediamo una comunità vegetale, sia un bosco, una foresta o un prato, quella comunità è così perché sotto, nelle radici del famoso mondo che noi non vediamo, esistono delle interazioni che influenzano quello che sta fuori. La Quindi tradizione del diciamo quello. razionalismo italiano degli anni 30 come l'ambito migliore per un'architettura che fosse nel nostro tempo capace di guardare, di anticipare il futuro, però di avere anche alcuni aspetti estremamente profondi e importanti del costruire, che avesse una sua bellezza intrinseca, che potesse essere compresa anche Esterno dagli agli abitanti. abitanti, che ospitava i servizi per la comunità, con asili nelle varie insule, distribuiti in alcune isole perché c'erano bambini che dovevano ovviamente cominciare a misurarsi con la loro comunità. C'era un sistema anche di un sistema di laboratori industriali, piccoli e grandi, che dovevano servire per chi lavorava, doveva lavorare in quella zona della città, E che ha avuto anche c'era una certa risonanza in Europa. Contribuendo a far nascere alcuni insediamenti che riprendevano tematiche dello Zen che hanno avuto una fortuna importante, come ad esempio in Portogallo. E lì invece ci fu l'opposizione a questo quella quartiere da parte chiamiamola come bisogna chiamarla, della mafia. Il sindaco Ciancimino fece occupare le isole già finite da persone, da famiglie che non avevano e non erano assegnatarie. E immediatamente, appena entrati, trasformarono i garage che avevamo progettato in depositi per lo spaccio di Io eroina, mi di ricordo droghe, eccetera, eccetera. ragazzina quando sono stata invitata a fare un seminario all'Università di Arcavacata e per me è stato un qualcosa di sconvolgente vedere questa meravigliosa struttura che seguiva l'andamento dei colli con i ponti che univano le diverse strutture. È stato uno dei miei primi contatti con l'architettura moderna e io quell'istante l'ho segnato nel Beh, cuore, ecco, tra quindi. artificio e natura, a metà strada c'è il giardino che esprime la cultura dei popoli e racconta l'evoluzione del pensiero dei singoli individui e della società nelle differenti culture fino ai nostri giorni, dall'egiziana, persiana, all'area mesopotamica, greca, romana, medievale, le antichissime culture orientali, cinese, giapponese, Zen, Feng Shui e diversi approcci europei, giardini italiani, francesi, inglesi, giardini imperiali russi e grandi parchi zoologici africani fino alle maestose realizzazioni contemporanee dove grande sfoggio è fatto della possibilità Fondamentalmente tecnologica. di Ecco. dare il giusto ruolo alle piante che hanno questo impatto nella catena
cottura dell'anidride carbonica nel sink del carbonio e di come questi famosi funghi che io studio aiutano tutta una serie di ricadute, esistono già tutta una serie di compagnie che producono proprio questi inoculi fungini che vengono quindi utilizzati in un'agricoltura, quella che noi definiamo più sostenibile, rigenerativa. Per certi versi la natura mi affascina, perché sono un prodotto della natura, quindi faccio parte della natura, e allo stesso tempo però mi devo, come essere umano, mi difendo dalla natura, come è sempre successo. Gli esseri umani hanno avuto bisogno di un riparo, di una casa, la grotta, la tenda o la capanna, proprio perché la natura li avrebbe uccisi. C'è un bellissimo incipit di... C'è un bellissimo incipit di Vitruvio quando... Quando noi pensiamo al nostro mondo, la grande biomassa, l'80% è rappresentato dalle piante, 450 gigatonnellate di carbonio. E che cos'è l'uomo? È una cosa infinitesimale in termini di biomassa, 0,06 gigatonnellate. Quello che noi vediamo sul verde della natura, perché tutta la, il, diciamo, quello che è la terra coltivata e che è grosso modo un 30%. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.